mai registrare è diventato tipo wow, cioè miraggio, impossibile o miracolo. O miracolo è successo, mi mancate un sacco, ragazze. Allora, praticamente registrare è diventato impossibile, registrare di giorno. Quindi devo assolutamente attrezzarmi di luci. Io che sono sempre stata una contro le luci e pro luce naturale, perché secondo me la luce naturale è la migliore, anche come umore, cioè registrare di giorno sicuramente mi gasa di più. Sarà perché sono meteoropatica, quindi non so, sole, bello. Registriamo, yuppie, questi collegamenti mentali. Comunque, ho tutta l'intenzione di prendere delle luci e di cominciare a registrare anche la sera. E niente, intanto ci spariamo i promossi e bocciati di gennaio. Già ho saltato quello di dicembre perché volevo farvi i promossi e bocciati di tutto il 2016. Cioè, io ho addirittura il sacchetto con tutti i promossi del 2016 da un mese messo qua vicino alla scrivania, perché ho detto no, devo fare il video, e ogni volta che mi trucco faccio avanti e indietro col sacchetto, mi sento una cretina. Comunque, cominciamo con i promossi e bocciati di gennaio. Allora, il primo prodotto, che è veramente, io già lo so che mi arriveranno sputi e insulti, perché è un prodotto molto amato, a me non è piaciuto. Ovviamente vale per tutti i bocciati e anche per i promossi, cioè se una cosa piace a me non significa che debba piacere per forza a voi. Io vi dico cosa mi piace, cosa non mi piace, però se una cosa magari è più obiettiva o più soggettiva, insomma, se una cosa per voi funziona, ma tanto meglio, ma che meraviglia, meglio così. Se per me non funziona, sarà anche colpa mia, però. Insomma, il primo prodotto della quale vi vado a parlare è il Dior Show Maximizer 3D, che è un primer per le ciglia. Per fortuna me l'hanno fatto provare, perché è uno di quei prodotti della quale sento sempre parlare da anni, che questo primer della Dior è un primer fantastico, che come fa primer lui alle ciglia, non lo fa nessuno. No. Cioè, onestamente, no. Io, dopo aver provato il primer della Sensai alla scuola di trucco di Mauro, che ancora non ho preso, ma ogni volta che vado alla scuola di trucco e mi metto quel primer, dico: ma perché ancora non l'ho preso? E me lo domando tuttora perché io ancora non l'abbia preso. Perché quel primer veramente, cioè, infoltisce, riempie le ciglia, gli dà corpo, volume, lunghezza. Questo non fa niente. Cioè, onestamente, non. C'è o non c'è, per me è più o meno la stessa cosa, sinceramente. Quindi, per me, ve lo potreste anche risparmiare. Mettiamola così, dai. Passiamo ai promossi. Da cosa partiamo? Da cosa partiamo? Partiamo da lui. Questo è il Dandelion. Oh, ancora devo capire se si dice Dandelion, Dandelion, ancora questa cosa in inglese. Ma perché poi ci sono robe in inglese che non sanno nemmeno gli americani o gli inglesi stessi come dire. Quindi, comunque, questo io lo chiamo Dandelion. Dandelion Shy Beam, che è l'illuminante liquido completamente matte della Benefit. Non so dove farvelo vedere. Ve lo faccio vedere qua. È completamente matte, è questo colore rosa chiarissimo, chiarissimissimissimo. Mi piace molto da andare a miscelare, o più che da andare a miscelare, una volta che metto il mio correttore normale, faccio tre puntini di Shine Beam sopra il correttore o nelle zone che voglio illuminare, però senza sbrilluccichini, tipo il mento. Non voglio sbrilluccichini sul mento, né neanche sulla fronte, anche perché già sono tendenzialmente oleosa, quindi mi manca soltanto di andare a aggiungere i glitter, però questo illumina senza glitter. È un illuminante matte liquido, quindi da applicare prima della cipria, e mi piace moltissimo. Niente di trascendentale, poi una volta che si sfuma manco si vede più praticamente, però fa il suo dovere sul viso, fa il suo dovere e mi piace molto. Parliamo di un pennello. Questo è il pennello della Sephora numero 45.5, si chiama Multitasker Complexion. Si chiama 45.5 perché la versione mia India è il 45. Il 45 io lo adoro per stendere il. Poverino, non ne può più, andrebbe anche lavato. Lo adoro per stendere il fondotinta in polvere. E questo qua è fantastico quando sono in giro, se voglio applicare il fondotinta in polvere, perché non mi porto qua il
cosa enorme, ma c'ho quello mini da viaggio. Ed è fantastico, in generale un po' per tutto, ed effettivamente è un multitasking come dice d'essere, quindi va bene un po' per il blush, potrebbe andare bene per il contouring, stando attenti perché comunque le setole sono belle fitte, per il fondotinta in polvere, però appunto pure per esempio con gli illuminanti quelli un po' duri, quelli un po' da grattare che vanno poi anche lavorati, no? Nella pelle, questo pennello c'ha anche le dimensioni giuste, quindi ecco, un altro promosso sicuramente questo. Non so se parlare. No, dai, queste le lascio per ultime. Le lascio per ultime, guarda. Perché non so così. Va bene. Vi parlo del mio ultimo amore per quanto riguarda le Glam Glow. Ed è lei. Sapete che io amo le Glam Glow, cioè sotto ogni forma. Appena, non lo so, lancia nel cofanetto, io lo devo andare a prendere perché amo le Glam Glow. E ho provato nel cofanetto che avevo comprato a dicembre. C'era il cofanetto con la maschera nera, la maschera bianca, la maschera azzurra e quella viola. Non avevo mai provato ancora quella azzurra, cioè questa idratante che si chiama Thirsty Mud Hydrating Treatment. Non l'avevo mai provato perché ho detto sempre io che ho la pelle mista, se proprio mi devo fare una maschera non mi vado a fare quell'idratante. Innanzitutto c'ha un profumo che è cosa di mangiarselo, praticamente questa che mamma. Non riesco bene a capire se è tipo di un po' di cocco, di frutti tropicali. Non so, sa di palma e spiagge. Molto buono però. E niente, mi piace molto o quando faccio una maschera abbastanza aggressiva, no? Allora, dopo la maschera aggressiva, goccina di idratazione. Allora ne prendo un pochettino, la spalmo per tutto il viso e ci dormo proprio la notte. Mi piace tantissimo come maschera da lasciare per tutta la notte. Non l'ho mai fatta come maschera da applicare e poi risciacquare. No, è una maschera che tengo su tutta la notte e se sento il viso particolarmente disidratato, cosa che mi capita nonostante io sia tendenzialmente oleosa, e mi è piaciuto un sacco in aereo. Io ogni volta che vado in aereo, il giorno dopo o 2 giorni dopo, esplode la faccia di brufoli e comunque è secchissima, mi ritrovo il viso secchissimo. L'ultima volta che ho preso il volo, quindi per l'appunto che sono tornata da Catania, l'ho usata e mi ha salvata la pelle, mi ha salvato la pelle, perché la pelle era stupenda, come prima, cioè, senza, ecco, come se non avessi volato, come se non avessi viaggiato, quindi merita, merita, merita. Poi vabbè, se avete la pelle secca, Holy Grail product. Poi passiamo a queste tre, finalmente, questa edizione limitata che la Wacom ha lanciato, i 31 colori di Liquid Lipsticks, va bene. Ho provato tre colori che sono il 55 Brown Anarchy, il 62 Violet Party e il 63 Green Selfie. Green Selfie è sicuramente il colore un po' più pazzo che ho preso così per il piacere di avere un colore del genere. Gli altri due che invece sono colori decisamente più portabili e che io porto senza nessun problema, sì, posso dargli la sufficienza, ma non. Ma sembrano acquerelli. Cioè, guardatelo poi a confronto con quello che ho sulle labbra, cioè, non c'è paragone. Io, ok, va bene, ve li promuovo, vi do un 6 perché comunque con due passate si possono accettare, perché comunque hanno una bella durata, perché i colori sono carini e va bene, ma non sono tinte da wow, da tutto questo hype, da tutto cioè sono tutti esaltati per queste tinte e io non capisco ancora il perché, onestamente. Quindi le promuovo, ma le promuovo proprio col 6 dato a stento, cioè avete presente i vostri professori quando tipo eravate, non so se vi è mai capitato, io non sono mai stata brava, brava a scuola, ecco, non, ero più la pecora nera che la prima della classe e quando avevo 5, tipo la professoressa ti dava il 6 per arrivare alla sufficienza, ecco, queste tinte gli do il 6 per arrivare alla sufficienza e basta. È ultimo promosso ed è veramente chiudiamo col botto. Bam! Ed è questo spettacolo che mi vedete sulle labbra. È il Melted Matte della Too Faced nel colore Drop That Red. Oh my god. Adesso guardate voi la differenza. Io non dico niente, va bene? Mi sto zitta.
Cioè, devo parlare? Devo parlare? Pigmentazione, durata, formulazione, ma non c'è paragone di niente, ma proprio ma di chi stiamo a parlare? Niente, questo colore stupendo, è proprio il colore della ciliegia super matura, super succosa che appena la tocchi esplode praticamente. È questo colore ciliegia scurissima che mi piace da morire. Che secondo me sta bene con look molto minimali come quello di oggi, ho solo eyeliner e mascara, non ho fard, non ho illuminante, non ho blush, non ho niente. E secondo me sta molto bene perché è proprio il protagonista, è lui senza ombra di dubbio. Come anche l'altro Melted Matte Lady Balls, che sapete che amo la follia perché è diventato il mio rosso della vita. Anche lui, formulazione meravigliosa, durata fantastica, pigmentazione che non ha bisogno di parole, insomma una tinta che veramente non si spiega da sola, non deve scendere a compromessi, non è acquarellosa come le altre che vediamo, quindi ecco, basta, direi che sì, veramente si spiega da sola. E questo era tutto ragazzi per i miei promossi di gennaio. Io vi chiedo sempre scusa se sparisco, ma vi giuro che io vorrei registrare ogni giorno, cioè io fosse per me registrerei ogni giorno. Adesso io devo ritrovare, avevo girato tempo fa una review di un prodotto che è molto particolare, cioè del Lingerie Depot BB Beauty Booster della Guerlain. Ora, l'ho perso, se lo ritrovo ve lo posto, ma sappiate che l'ho girato prima di tagliarmi i capelli, quindi se mi rivedete con i capelli lunghi è per questo. Se non lo trovo, ve lo rigiro. Perché ve ne voglio parlare, perché sta roba è troppo bella. E niente, ragazzi, veramente questo è tutto. Adesso vediamo se possono girare un altro video. Che ora che ho 2 minuti e sono in fase, sono carica, voglio girare. Un bacio grande, grazie per essere stati con me. Non dimenticate come sempre di commentare, mettere like, iscrivervi, di seguirmi su Instagram come Claudia underscore Maiorana o su Snapchat come Claudia underscore Maiora. Grazie per essere stati con me ancora una volta e noi se vi va ci vediamo nel prossimo video. Ciao!